presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno. In quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Scusi presidente. Sentiamo, sentiamo intanto Morosin, uno a caso, sull'inno nazionale. Io la voglio stupire però, direttore, perché parte complimenti per il titolo che io invertirei, Fardelli d'Italia, inno di Mameli, sì. Perché prima ci sono i fardelli e poi è l'inno che dovrebbe così interessare quelli che attualmente rappresentano o dovrebbero rappresentare i cittadini nella massima istituzione italiana che è il Parlamento. Perché prima i fardelli d'Italia? Perché penso che al cittadino comune, al cittadino che vive le difficoltà di ogni giorno, quello dell'inno nazionale da insegnare obbligatoriamente a scuola sia veramente l'ultimo dei pensieri che gli correva per la testa. Però non stupisce questo, perché siamo di fronte ad una politica, soprattutto ad una visione da parte dei partiti della politica in termini superficiali, vorrei dire poveri, improvvisati, disorganizzata. Si vive alla giornata e oggi si è trovato un qualcosa che tocca le emozioni o che si pensa che tocchi le emozioni, perché io sono convinto che, e l'ho visto anche dalle interviste che sono state date ad alcune televisioni, anche nazionali, anche locali, importanti, la gente, ragazzini anche, mi ha colpito un ragazzino che ha detto ma forse era più importante fare educazione civica, un ragazzino di 13-14 anni, cioè che ci spieghino cos'è la Costituzione, come nasce uno Stato, come è organizzato nelle sue istituzioni uno Stato. Ignorare tutto questo e puntare sull'inno come fosse una partita di calcio, come fosse che è l'unico livello nel quale l'inno italiano ha trovato una certa attenzione, mi pare veramente, è da fine del Titanic ormai, proprio dalla nave che sta affondando e si dà invito all'orchestra di suonare e di cantare l'inno. È una tragedia che diventa una farsa che diventa tragedia, potremmo dipingerla così. Se non fosse vero che nel frattempo abbiamo 82 persone al giorno, direttore, secondo un dato statistico, sì, e quindi una media, che vengono licenziate nel Veneto, ripeto, 82 persone al giorno, che vuol dire poi 82 famiglie, non sono singoli, sono famiglie. Abbiamo avuto dall'inizio, nei primi 8 mesi di quest'anno, nei primi 9 mesi, chiedo scusa, di quest'anno, 900 fallimenti, quando quello fisiologico, il numero di fallimenti era sui 200-250, quindi quasi triplicati. Abbiamo avuto nell'ultimo anno 800 aziende che sono andate all'estero e un'infinità di altri dati che voglio omettere, ma che sono l'elemento rivelatore del dramma, del fardello nel quale l'Italia delle istituzioni fallite ci ha portato. Che si mettano a cantare l'inno, cioè, io voglio dire però una cosa, lei provocatoriamente mi ha dato la parola per primo sperando che io la spari grossa, ma non sono né sciocco e soprattutto non sono culturalmente lontano dal comprendere che uno Stato serio, e lei ha citato gli Stati Uniti, abbiano anche bisogno o trovino intorno a un inno un elemento di coagulo, di condivisione. Io non sono contrario all'inno, sono contrario a che vi sia in questo momento qualcuno che pensa che l'Italia si salva partendo dall'inno di Mameli. No, diciamo proprio di no. Dire... Possiamo, chiedo scusa, sì, possiamo non dirla. L'ultimo provvedimento che hanno detto stasera in televisione, l'ho colto al volo, è che il governo ha messo una tassa sulla chiappa
puffi. Cioè, sa quelle macchinette che ci sono nelle sagre paesane, che c'è quella mano meccanica che va, ecco, quello, 500 euro, cioè vuol dire che siamo alla disperazione nella visione della questione della tassazione. No, allora siamo, io, scusami, ti ho lasciato parlare, bisogna due cose, dire, come uscirne, tu che sei un parlamentare, solo due cose, parliamo di tassazioni che vanno a punire i lavoratori, le famiglie. Io dico, avreste solo due cose da fare. Una è quella che ha detto l'amico della CGA, dei 60 miliardi finanziamento dello Stato alle imprese, in realtà 30 sono diretti. 40 sono in capo alle aziende pubbliche. 30, sì, dei 60, 30 sono proprio dazioni, sì, di denaro. Aiuti di Stato. 30 miliardi che vanno ad alterare, tra l'altro, i rapporti imprenditoriali tra il privato e il pubblico. Lo Stato non dovrebbe fare l'imprenditore, lo Stato dovrebbe fare delle leggi, delle regole, far funzionare le istituzioni. L'altra, che ormai vi siete dimenticati al Parlamento, quindi risparmieremo già 30 miliardi, l'altra 20 miliardi degli FJ-35, quei maledetti, dico maledetti perché sono aerei bombardieri, che in Parlamento avete votato all'unanimità anche con questo governo, quindi anche tu probabilmente, perché non si ha il coraggio di dire che non servono a nulla, che i bombardieri in questo momento in cui le guerre sono economiche, sono monetarie, sono nei mercati finanziari, li tenete ancora in piedi? Togliete i 20 miliardi per gli aerei bombardieri, l'FJ-35, e togliete 30 miliardi, miliardi di euro parliamo, di quelli che sono i finanziamenti pubblici che alterano i rapporti di mercato, abbiamo 50 miliardi immediatamente disponibili. Pagheremo quantomeno per 6 mesi il debito pubblico italiano, gli interessi, anzi, perché sono interessi sul debito pubblico. Non c'è una visione, direttore. Qui l'unico modo per venirne fuori, e io lo dico adesso anche abbassando i toni, perché una volta li alzavo quando cercavamo adepti, adesso che abbiamo le sale strapiene, le piazze ricolme, lei lo ha visto anche personalmente e con i suoi operatori che vengono, noi dobbiamo parlare piano per dire alla gente, per non spaventare, la rivoluzione si fa con un progetto che ormai abbiamo già messo in cantiere, che è quello dell'indipendenza, che vuol dire guardare un orizzonte più ampio, non è provincialismo, vuol dire far nascere quell'Europa che altrimenti, se la lasciamo nella gestione non democratica ma burocratica, la lasciamo alla concertazione. Ma sei stato consigliere regionale. Sì, lasciami finire, non nascerà mai, bisogna che ci sia l'indipendenza di piccole realtà come il Veneto, la Catalogna, non ci stancheremo mai di dirlo, allora nasce anche l'Europa, così invece moriamo insieme a un'Italia che mette le tasse, direttore, finisco, sulla chiappa puffi. Allora, una buona notizia, direttore, che è una notizia che è stata ripresa parzialmente i giornali ieri e oggi, che è questa: martedì abbiamo incontrato come Indipendenza Veneta il presidente Zaia, e devo dare atto che si è dimostrato molto attento e disponibile al lavoro che stiamo facendo perché si possa tenere questo referendum per l'indipendenza del Veneto, che il mio movimento Indipendenza Veneta ha perorato e portato all'attenzione del Consiglio regionale, che dovrebbe trattarlo in una seduta straordinaria. Quindi ringraziamo il Presidente, il quale ha dichiarato di essere pronto a fare un tavolo con dei tecnici, ha anche indicato i nomi, e con la nostra partecipazione, per discutere di quel percorso che in qualche modo è già stato delineato e dichiarato possibile da Barroso. Noi stiamo raccogliendo in questi giorni, è partita proprio la settimana scorsa nelle piazze, nei gazebo, almeno 30.000 firme, ma da come è partita credo arriveremo facilmente a 50.000 entro fine dicembre, per portarle direttamente a Barroso. Questo per dire che cosa? Non per pubblicizzare un'attività politica, ma per dire che quello che facciamo è un qualcosa che deve dare speranza, perché la gente deve capire che ci sono delle alternative serie di persone che stanno ragionando e lavorando per dare un cambiamento che guarda oltre gli orizzonti ormai tragici di questa penisola in fallimento. E gli orizzonti sono dell'Europa, che vorremmo fosse protagonista di queste iniziative dal basso. Quindi una cosa importante, abbiamo trovato una sponda aperta direttamente con José Manuel Barroso, il Presidente della Commissione, con i suoi uffici abbiamo già dei contatti, Zaia si è dichiarato attento e lo ringraziamo, perché solo attraverso questa iniziativa si potrà dare veramente uno spiraglio nuovo, che altrimenti il referendum non sarebbe possibile. Allora, mi piace quello che ha detto il Sindaco, perché in effetti è quello che stavo pensando per
così dire, la mia opinione su questo tema delle province da abolire. In effetti il Veneto, la sua caratteristica principale, non sono le province e neanche le regioni per certi versi, sono i comuni, cioè il primo luogo dove il cittadino si riconosce è l'amministrazione comunale, che potrebbero, se vi fosse una seria, saggia, valida, efficiente amministrazione pubblica, anche mantenersi tutti, basterebbe aggregare i servizi e questo è l'aspetto più difficile e più impegnativo. Le province, stiamo vivendo un dibattito surreale. Questo governo, che è fatto di tecnici, aveva proposto inizialmente di abolirle tout court, ignorando il dato costituzionale. Ma se avessero pensato veramente ai bisogni e agli interessi della gente, da un lato, e dall'altro all'obiettivo di ridurre la spesa, direttore, avrebbero dovuto affidare i compiti alle regioni e ripensare veramente il territorio in termini di aggregazioni di aree omogenee, perché se lei considera che le attuali province sono quelle che ha disegnato l'infame, come lo chiama mio amico Cacciavillani, ovvero Napoleone Bonaparte, lei pensi alla mia provincia, per esempio, la provincia di Venezia, che cosa ha in comune Porto Gruaro con Cavarzere? Sono realtà completamente diverse, sono prospettate entrambi sull'Adriatico, sul Golfo, però in realtà hanno problemi e situazioni completamente diverse. Ma anche se va in provincia di Vicenza, che cos'ha l'Asiaghese con la Bassa Vicentina? E non voglio fare altri esempi. Sentir parlare in queste settimane di aggregazioni, composizioni e scomposizioni è stata una cosa da rimanere allibiti, cioè vuol dire che la politica non ha un progetto. Io alla fine mi sono talmente stancato, perché ogni giorno i quotidiani locali, dal Corriere del Veneto ad altri quotidiani, riportavano l'opinione dell'uno o dell'altro e tutti si sono dimostrati disorientati. Allora ho fatto questa riflessione: il problema non è nelle province, è che si è creato un dibattito surreale in modo mal posto, in un momento in cui i problemi sono altri, per distrarre. Perché adesso non è pensabile che il buon Muraro sia anima e corpo tuffato in una situazione come questa per salvare una istituzione che non ha più ragione di essere. Perché la provincia basterebbe che avesse, che so, fosse una riunione dei sindaci del territorio. Non avrebbe bisogno di strutture. E le funzioni principali, quelle delle strade provinciali, quelle delle scuole, che sono le due principali, può gestirle per certi versi di programmazione la regione, per quella che è l'attuazione i comuni che si consorziano. La provincia poteva sparire in 2-2-4, ma il governo che ha lanciato questa idea ancora a novembre l'anno scorso non l'ha pensata, organizzata, non l'ha vista. Quindi non c'è progettualità. Il governo dei tecnici è peggio del governo dei politici. Quindi io sono stupito che questo governo sia riuscito a sopravvivere 11 mesi e arriverà, volenti o nolenti, noi fino ad aprile. Tra l'altro, lavorando, e questo è l'aspetto politicamente che mi infastidisce anche molto, direttore, lavorando per favorire di fatto che alcuni ministri saranno impegnati politicamente per questo o quel raggruppamento. E Monti l'ha detto anche l'altro giorno, mi auguro che non siano tutti da una parte, che ci siano un po' di qua e un po' di là. Perché se accade, come è molto probabile, che chi vincerà queste elezioni di primavera non avrà la forza adeguata, incaricheranno nuovamente lui. Cioè è una cosa, il Cicero pro domo sua, cioè questo sta ragionando per perpetuare un potere che poi è il potere delle banche, perché alla fine, diciamocelo semplice e chiaro fino in fondo, Monti che cosa rappresenta nel panorama dell'economia e della finanza? Rappresenta sostanzialmente le banche, non rappresenta certamente... Sì, dire, questa notizia mi pare una notizia estremamente importante per quello che è il messaggio etico dalla quale... che dobbiamo ricavare. Cioè, che si sarebbe messo a metà Parlamento. Ma se tu pensi, in Germania un ministro tedesco che aveva tra l'altro una carriera luminosa davanti a sé si è dimesso per aver copiato una parte, alcune pagine di una tesi di dottorato. Cioè vuol dire, abbiamo una sensibilità, un livello di attenzione. Che noi non ce l'abbiamo. No, in Italia non c'è, io non mi sento. Noi l'avremmo premiato in generale. Se mi permetti, sono ambizioso e non uso il noi, dico in Italia non hanno. E anche nel Veneto non c'è molto spesso. Io ho cercato di dare un segnale in molti momenti, ho visto che è difficilissimo, però continuo convintamente, a portare avanti un'idea di etica nella cosa pubblica, perché è l'unica cosa, questa è una cosa
importante, un messaggio fondamentale da dare alla gente, altro che l'inno. Se noi avessimo in Italia le persone che sono le istituzioni che seguono questo criterio, a parte che avremo un Parlamento vuoto, chiedo scusa anche all'amico che è qui vicino, ma avremo letteralmente un Parlamento vuoto, ma soprattutto avremo probabilmente delle istituzioni più credibili, perché è la credibilità che se n'è andata. Io mi ricordo che proprio in una trasmissione dove si parlava della questione creditizia, ricordavo a me stesso e agli altri, perché è importante, che la stessa parola credito è collegata al credere, alla credibilità, e quindi è un fatto che vuol dire tu sei affidabile, tu sei una persona di cui mi posso... Ma in che mondo vivi? Questo si è dimesso perché ha detto che ha tradito la moglie, quell'altro si è dimesso perché ha copiato 10 righe. D'accordo, che in politica ci vuole etica, ci vuole gente, moralità, ci vuole onestà. In altri paesi hanno regole molto più feroci rispetto a chi viene in qualche maniera, chi sbaglia, non viene candidato, anche sulla questione della non candidabilità. Io sarei molto più... feroci, le trovo normali. No, stringenti va bene, hai capito? Stringenti ti va bene come espressione? Normali! Molto più normali, ristrette, ok? Normali, non stringenti. No, sono più ristrette perché devi confrontarlo rispetto a... Hai capito? Che non è l'Italia che non è normale, l'Italia che è intollerabile nella sua violazione dell'etica, delle regole, della legalità, dei principi, di tutto. Si viola la Costituzione quotidianamente sul tema delle tasse. L'articolo 53 viene calpestato tutti i giorni, e tu che sei in Parlamento, questo governo e quelli che lo sorreggono non fanno nulla. Ora sì, metteremo tutti i santi come te. Ci vuole solo l'indipendenza per salvarci da questo stagno.